Questa mattina siamo tutti in pullman prima dell'orario stabilito. Mi dovete chiedere scusa perché siete anticipati. Primo andiamo a visitare la grotta. La grotta si trova a ovest della città, circa 6 km. Siamo diretti alla grotta del flauto di bambù. Ci fermiamo al parcheggio dove sostano solamente una decina di pullman. Dobbiamo salire un centinaio di gradini per arrivare all'ingresso della grotta. Tutti sanno che siamo arrivati, siamo arrivati. Qui è stato realizzato un pavimento con luci ed effetti speciali, con macchine che emettono bolle di sapone, musica e laghetti per raddoppiare l'effetto delle luci che si riflettono sulla superficie dell'acqua. Ci sta salutando, grazie la vostra visita, buon viaggio, ci vediamo tra 100 anni. Adesso andiamo al giardino delle sette stelle, perché è dentro grande giardino, questo è il giardino antico che si trova dove si trovano sette colline. Hanno la disposizione come orso maggiore in cielo. Dopo aver visto i due panda, un maschio e una femmina, che vivono in due recinti separati, torniamo indietro, percorrendo una diversa strada per passare davanti alle rocce dette del cammello. La prossima meta è la collina di Fubo. Viene da una leggenda. C'era un generale molto bravo di dinastia Han. Davanti all'ingresso la statua del generale di epoca Han, da cui prende il nome. Alla base della collina la caverna della perla restituita. Narra la leggenda che la grotta abitata da un drago fosse illuminata da una perla. Un pescatore la rubò, ma poi pentito la restituì. Da quel giorno diventò molto fortunato nella pesca. Nella parte della caverna che si apre verso il fiume sono state scolpite alcune statue raffiguranti il Buddha. Ritornati all'ingresso della grotta, iniziamo la salita dei 326 gradini che portano alla sommità, da dove si gode un magnifico panorama della città, che si trova al di là del fiume. Sono 326 gradini a scendere, a salire non so. Attraversiamo la zona pedonale del centro sino ad arrivare alla Chiesa Cattolica.